Ok ragazzi, volevo dirvi semplicemente una cosa. Se ogni tanto in questo video vedete un tremolio, non preoccupatevi, è semplicemente perché quando registro, mentre che sta caricando dei pezzi di mondo che non carica, vedete un po' quel tremolio. Quindi magari anche quando andrò nel Nether, nei futuri episodi che ho già registrato, oppure quando andrò nel Land, quello non li ho ancora registrati perché non l'ho ancora trovato, Land. Se non laggare, tremola un po', verrà poco, 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 però è poco, molto poco, la nausea. Fa niente, vi lascio al video e alla intro. Ciao! E bella a tutti ragazzi, qui è Baso che vi parla e siamo di nuovo sulla Minecraft Vanilla, o meglio, consigliatemi un nome nei commenti. Lo so che avrò ancora indosso la stessa maglia, tipo saremo a Natale, io questi video li ho fatti il 10 di dicembre e siamo ancora ovviamente a Natale. Non so se questi video finché dureranno, ma è perché sto registrando tipo una cosa come 4, 5, barra 6, 7, 8, 9, 10 episodi della Vanilla. Quindi per adesso si chiamerà ancora Vanilla Series Survival, senza trucchi né niente. Comunque, mettiamo tutto nel tavolo da crafting, craftiamo tutti sti blocchi e cominciamo a fare la nostra casina, casetta, casetta, casina. Allora, prima cosa da fare è radere tutto qua. Devo farlo qua, che c'è una bella pianura. Rado al suolo questa. Ho abbastanza ferro per farmi una pala? Credo e spero di sì. Uno. Perché la pala è molto utile. Sembra sprecare un pezzo di ferro, però in realtà è molto utile. Batti tutta questa terra qua perché voglio un piano unico. Non voglio case sulle palafitte, quelle ci penserò dopo. E allora, volevo già una cosa come il decimo episodio andare nel Nether. Però non so se ce la faccio già entro il decimo episodio, perché questo, se non sbaglio, è il quarto, appunto. E sto facendo casetta casina, casetta mia. E prima cosa, per andare nel Nether devo trovare i diamanti. E i diamanti li potrei trovare, avete ragione. Siamo in fondo, siamo già al sesto. No, quarto, scusate. Continuo a confondere episodi. Siamo già al quarto episodio e io non ho ancora trovato nessun diamante. Forse perché bisogna scendere un po' più in giù, o forse perché non abbiamo scavato abbastanza. Visto che siamo nel bioma appunto della foresta nera, pensavo di far così e fare il pavimento a metodo con le slab, perché mi sembrava più una cosa al risparmio. E poi mi sembrava più, tra virgolette, più bello. O mi sto sbagliando? No, no, mi sto sbagliando perché dopo gli oggetti mi fluttuano. Quindi no, no, non va bene, non va bene, non va bene. No, va bene. Però avevo un'idea da vedere se riesco a realizzarla. Bella, o se viene probabilmente come sto pensando io una schifezza. Mi servirà anche della sabbia, di sicuro. E poi qua mi serve questo legno qua. Più chiaro, non
so se raffinarlo. Sì, sì, lo raffino. Perché è una casa raffinata. E le case raffinate hanno un legno raffinato. Vediamo se sta bene. Ma sì, dai. Devo di sicuro prenderne un po' di più, Anche se lo so che molto probabilmente non verrà la cosa più fantastica sulla faccia della terra, però a me piace. È divertente costruire in Minecraft perché, cioè, più che divertente è rilassante. Ma perché io vado a cioppare di nuovo se c'ho qua praticamente tutta la betulla che mi serve? Un po' di parkour. E per fortuna qua, se non moriamo e quindi non dobbiamo mangiarci i cubetti di ghiaccio, andatevi a vedere lo speciale, quello dei 20 iscritti, perché è fantastico. Più che metterci impegno, ci ho rimesso la mia bocca. E se ne parlo, mi sembra ancora che sia tipo così. Scusate, avete visto che bug? Stranissimo. Adesso dovremo andare anche a dormire. Lo faremo nella nostra casa nuova? Sì, no, boh, forse. Allora, ci conviene lavorare anche di notte. Così abbiamo più tempo. L'importante è che non ci arrivino i creeper, perché sennò faccio tipo così. Ah, scappa. Se arriva un... creeper, stavo dicendo. A est, no, avevo in mente, ragazzi, di fare una bellissima torre che andava su, perché così si poteva vedere l'alba e il tramonto. Ma ho idea che mi servirà un po' più di legno. Mi sa che ne devo cioppare un bel po' di legno. Prendiamo un albero intero. Questa volta cioppo tutti i rami, così non ne rimane uno, cadono i sapling, ne ripiazzo alti e poi aspetto il non voglio farina di latte, voglio farina d'ossa. Poi ci prendiamo un po' di bone meal e farmiamo tutti gli alberi, le cose varie. Scuro. Ok, ne ho farmato un pochettino, What? Perché non cado? Aspettate, ma voi non è che vi lagga per caso? No, non vi lagga. Vado a vedere se la betulla. Sì. Mi ha dato dei sapling. Sapling. Ci abbiamo qua a fianco anche le rose. Sapling e due di quell'albero.
queste o quella di quercia? Ce l'ho il legno di quercia, sì. Ragazzi, praticamente ho tutti gli alberi a disposizione. A parte quello della giungla, ma andrò a cercarlo perché le angurie sono indispensabili. Mi servono anche per fare le pozioni. Ho scoperto come si fanno le pozioni. Proprio ieri ho imparato. E se volete vi faccio anche un tutorial come fare le pozioni. Giusto? Quercia. Quercia, che tipo di porta fa? No, io non voglio quella. Ma quercia scura fa quella. Quella di abete qual è che è? Di betulla, scusate. No, com'è che si chiama? È quella di pino, ecco. Ragazzi, sono la sua voce fuori campo e vi informo, il pino in Minecraft non c'è. Ho semplicemente detto una cavolata nel video. Cioè, io ho detto una cavolata nel video. Comunque, fa niente, continuiamo. Non di quercia, mi serve quella di abete. Non c'è un abete in giro. Ah no, si trova più a nord l'abete. Qua siamo in una foresta nera. Infatti ci sono querce scure. Nere. Vabbè, io con questo bellissimo panorama vi saluto. E ciao, alla prossima!